Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti, grazie all'Assessora per l'esposizione della sintetica della manovra. Allora, io avrei insomma alcune considerazioni da fare su come è stata costruita la manovra. Parto diciamo da considerazioni sul lato finanziario. E allora, diciamo, senza considerare l'emendamento che abbiamo ricevuto di giunta stamattina alle 10, vedo che su tutto l'ente, sul titolo secondo, abbiamo tagliato circa 74 milioni, quindi non riproposti per le annualità successive, di cui abbiamo circa 12 milioni e mezzo di avanzo puro, abbiamo 24 milioni circa di avanzo da mutuo e poi abbiamo i restanti 37 milioni finanziati per 24 milioni a mutuo e per 13,2 circa milioni per altri finanziamenti, quindi abbiamo contributo Stato, Regioni e opere compensative per l'alta velocità. Allora, io mi chiedo il motivo per il quale però non ci sia stato un recupero di efficienza dell'ente in questa manovra. Che cosa intendo dire? Noi abbiamo tagliato quindi avanzo puro di amministrazione, ripeto, per 12 milioni e avanzo da mutuo, quindi a mutuo già attivo per Roma Capitale, se cui Roma Capitale paga già gli interessi, per 23 milioni, ma queste poste tagliate non le abbiamo rigirate sulle poste che sono invece attualmente finanziate a mutuo e che troviamo ancora nel bilancio di Roma Capitale. Quindi cosa sto dicendo sostanzialmente? Tengo nel mio bilancio opere finanziate a mutuo da attivare entro fine anno. Quindi dico, attivo nuovi mutui, esponendo l'ente a pagare nuovi interessi su questi nuovi mutui attivati, però non utilizzo l'avanzo puro di amministrazione. Quindi questo è chiaro che è un grave errore, secondo il mio punto di vista, per l'ente, perché, ripeto, anziché utilizzare avanzi puri di amministrazione, io sto dicendo, lascio dei progetti a mutuo e quindi faccio sì che l'ente continui a indebitarsi. Questo onestamente è diciamo, un'informazione che arriva all'Aula forse di insomma, scarsa visione di quella che poi è l'esigenza complessiva finanziaria dell'ente. Ripeto, noi abbiamo già molte partite aperte, avanzi da mutui aperti, avanzi puri di amministrazione, quindi non capisco perché questa manovra non sia stata fatta. Vado poi a analizzare nel dettaglio il titolo primo di bilancio e il titolo secondo di bilancio. Sul titolo primo, diciamo, onestamente non c'è nulla di straordinario rispetto a quello che si fa ogni anno. Ogni anno si analizza un po' quali sono i risparmi di spesa, se ce ne sono ovviamente, e vengono quindi girati su tutti i servizi, diciamo, generalmente a maggiore impatto, e servizi quindi che possono poi andare a spendere velocemente entro il 31 dicembre queste risorse, perché ricordo che il titolo primo di bilancio appunto deve essere speso tutto entro il 31 dicembre. Quindi le risorse che sono state girate sugli accordi quadro di manutenzione stradale, ad esempio, che è quello insomma che conosco meglio, sostanzialmente sono operazioni che si fanno di routine a fine anno per andare insomma a lavorare un pochino di più sui servizi che servono, soprattutto vista la stagione. Ho visto poi anche che nell'emendamento di giunta vengono aggiunti altri 2 milioni di euro su questa partita dell'accordo quadro, quindi immagino che ci sia la volontà di andare a esaurire economicamente questo accordo quadro prima della sua scadenza e anche questo poi mi chiedo però da gennaio cosa faremo poi sulle manutenzioni stradali se andiamo a esaurire il contratto in essere tutto interamente entro il 31 dicembre. E questo diciamo sul lato del titolo primo. Sul lato invece del titolo secondo vedo che onestamente abbiamo tagliato tantissime opere e vi parlo di quelle che conosco meglio. Abbiamo tagliato opere che erano in dirittura di arrivo, sia sotto il profilo della progettazione che della messa a gara lavori. Vi parlo di alcune opere importanti come la scuola Torrino Mezzocamino. Qui abbiamo una gara di progettazione in corso che non è stata ancora aggiudicata, per la quale si devono adesso aprire le buste economiche dopo un ricorso dell'ANAC, ma se noi togliamo dal bilancio la quota lavori di quest'opera, come faccio ad aggiudicare poi la progettazione? Questo significa che la progettazione poi potrà aggiudicarla soltanto quando avrò di nuovo in bilancio la quota di lavori di quest'opera.
e dal momento in cui credo che il bilancio di previsione non arriverà prima del 31 dicembre, quindi immagino per gennaio, significa che andremo in dodicesimi per l'inizio del prossimo anno e che quindi l'aggiudicazione di questa gara potrebbe slittare pesantemente nel corso del tempo e andando, diciamo, di fatto a rallentare un'esigenza del territorio, perché io ricordo che nella zona Torino-Mezzocamino questa scuola è importantissima per i ragazzi e noi, insomma, abbiamo voluto fortemente portare avanti questo progetto dopo che è stato fatto nel passato un lavoro per quanto riguarda il piano casa dal punto di vista urbanistico, e questo è un motivo per il quale io proporrò un emendamento proprio su questa scuola per far sì che l'opera venga rimessa nel bilancio a mutuo, ovviamente, nell'annualità prossima del 2022. Poi mi stupisce anche il gravissimo taglio fatto sui mercati. Qui avevamo praticamente il Farmers Market di Corviale, il mercato di San Giovanni di Dio e il mercato dell'Alberone. Entrambe queste tre opere potevano tranquillamente, se qualcuno avesse seguito o seguisse i processi amministrativi e gli uffici, andare a Dama entro fine anno. San Giovanni di Dio avevamo già un progetto di prefattibilità e dunque dovevamo semplicemente entro fine anno bandire una gara lavori. Quindi mi chiedo, com'è possibile che su cose così semplici si sia scelto di tagliare? Tagliare, quindi rimandando a tempo indefinito l'avvio delle procedure. Stessa cosa vale per il Farmers Market, un tipo di opera importantissima per Corviale, in cui avevamo previsto non soltanto un mercato, ma anche dei presidi, un presidio di polizia locale, una posta e una farmacia. Anche qui vedo tutto tagliato e rinviato chissà quando, perché queste opere non sono state ribaltate sul 2022. Questa è una cosa gravissima. Anche sul mercato dell'Alberone avevamo, insomma, in piedi una convenzione con l'urbanistica ed era in arrivo il progetto definitivo che dovevamo mettere a gara, e anche questa però la trovo tagliata. Cosicché, come trovo tagliata la progettazione per completare l'impianto sportivo di Cesano, il palazzetto sportivo di Cesano, anche questa cosa gravissima, perché qui si tratta di un'opera, diciamo, che da tanti anni attesa sul territorio, che ha avuto una storia molto complicata tra aziende poi che hanno rescisso i contratti, che non hanno lavorato e quant'altro. Anche qui rinviato a tempo indefinito. Per non parlare poi delle opere dell'alta velocità, quelle della zona La Rustica, via Colatina, cioè delle opere compensative finanziate con fondi statali per il fatto che in quei territori è stata fatta l'alta velocità. Anche qui io avevo definito un piano molto specifico e serrato di progettazione per queste opere, invece le vedo interamente stralciate. Così come vedo stralciate tutte le manutenzioni straordinarie stradali. Quindi questo significa che a fine anno non ci sarà neanche una nuova gara di manutenzione stradale di tipo straordinario. Però poi ci facciamo gli accordi con ANAS facendo lavorare altre imprese piuttosto che fare noi gare e andare anche a aiutare il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese a livello locale. Beh, se questo è modo di fare programmazione della nuova giunta, io qualche dubbio ce l'ho. Perché, ripeto, non basta che siano gli uffici a dare delle informazioni. I processi vanno guidati. Vanno guidati politicamente, altrimenti si rischia di avere delle situazioni, dei tagli e una variazione di bilancio che poi non rispecchia quelle che sarebbero le reali possibilità e quello che poi ci chiede la città. Per non parlare anche di cose più piccoline, ma altrettanto importanti, vi parlo della messa in sicurezza di via Boccea, quindi 900.000 euro per cui avevamo un progetto pronto da mettere a gara, sostanzialmente per installare dei New Jersey su via Boccea, perché purtroppo lì, in quei tratti che avevamo segnalato, ci sono frequentissimi incidenti stradali perché ci sono automobilisti che, diciamo, fanno manovre azzardate contro chiaramente il codice della strada. Anche qui questo cassato. Un intervento così importante e poi si dice che si vuole fare sicurezza stradale con questa nuova amministrazione?
Torno ancora poi sui mercati, perché anche qui io ci tengo a rimarcarlo. Lo stesso sindaco Gualtieri è andato in alcuni consessi pubblici a dire che lui rilancerà i mercati comunali e i farmers market. E infatti, come primo atto, che facciamo? Tagliamo i fondi per il farmers market di Corviale. Io vi dico con certezza che tutte queste attività potevano essere impegnate entro fine anno, perché le conosco molto bene, purché ovviamente ci fosse una guida politica molto ferma e seria. Io tutto questo non l'ho visto, quindi se sommo un po' tutto, l'ordinarietà delle operazioni fatte sul titolo primo, il disastro fatto sul titolo secondo, e ripeto, avremo zero gare di fatto da parte del nostro Dipartimento Lavori Pubblici al 31-12. Consigliera, si avvia a concludere. Sì, chiudo velocemente. Il lato finanziario, quindi il fatto di non aver utilizzato avanzo puro di amministrazione per sostituirlo con le partite che ancora mi trovo oggi in bilancio, a mutuo, io onestamente non posso esprimere, diciamo, un parere positivo su questa manovra di bilancio. Grazie.